aiutarlo di buon grado e basta. Tatiana Lissenko, comunità degli stati indipendenti, ma ricordiamo che il Comitato Olimpico Internazionale ha consentito proprio all'ultimo momento che nelle finali di specialità le ginnaste dell'ex Unione Sovietica gareggiassero difendendo i colori delle attuali nazionalità. E ieri sera, quando c'è stata la premiazione del concorso individuale maschile, i tre sul pennone del Parajordi, sono salite le bandiere della Bielorussia per Scerbo medaglia d'oro, dell'Ucraina per Misiuti in argento e dell'Azerbaigian per Valeri Bielenki medaglia di bronzo. Tatiana Lissenko, settima nel concorso individuale, 17 anni, di Kherson nell'Ucraina. Già quarta agli europei di Nantes in aprile, tredicesima nell'ottobre del 91, lo scorso autunno a Indianapolis ai mondiali. Anche per lei un oro ottenuto nel concorso a squadre. L'uscita. Io penso che a questo punto non so dove si possono attaccare veramente i giudici, perché ha fatto una prestazione notevolissima. Questo, ecco, dovrebbe essere senz'altro valutato con un punteggio superiore al 9.912. Di sicuro, sia per contenuto tecnico, sia per come è stato eseguito questo esercizio, veramente perfetto e veramente con uno stile impeccabile. Quindi vediamo un po' cosa combinano questa volta i giudici, ma non penso che possano fare più di tanto, perché è stato molto, molto ben fatto questo esercizio. Ecco, un 10, 9,90, 9,95, un altro 10, 9,95, quindi la media è 9,975. Tatiana Lissenko, medaglia d'oro, campionessa olimpica nella specialità della trave e pertanto il medagliere di questa terza finale attribuisce un oro alla comunità degli stati.